Bella ragazzi e ben ritrovati qui sul mio canale. Oggi finalmente siamo qui con il primo pack opening di FIFA 16, che poi in realtà non è il primo perché c'era stato quello del Romix, ma sull'account di Bella FIFA, quindi di che stiamo a parlare? Sono usciti i TOTS e penso che questo già lo sapevate. Oggi e per altri 3 giorni ci saranno ancora i TOTS della BPL, quindi attenzione perché ci sarebbero dei nomi da trovare pazzeschi. E come leggete lì in alto, quella è la scorta che ho fatto di FIFA Points per aprire questi pacchetti. Ci sono i pacchetti speciali, ma poi lo vedremo. Tra l'altro il nome del club, quel Salta FC, non vorrei fosse scaramantico per aprire un pacchetto saltando l'animazione. Cazzo, ho detto veramente. Comunque, parlando di scaramanzia, ho i miei mezzi, perché ve li ho chiesti sui social e mi avete risposto. Allora, ho questi, perché magari possono sempre servire, ho questa, perché magari una strizzatina ogni tanto fa bene, e soprattutto ho questo, perché ho ancora il raffreddore, e quindi, diciamo che, vabbè. Ci sono, come detto, i pacchetti speciali e quelli da 15.000, io partirei subito con un pacchetto da 5.000, perché ci dobbiamo andare leggeri, ci dobbiamo andare cauti. Noi sappiamo che FIFA è un gioco bastardo, quindi se tu parti con questi pacchetti qui, dove trovi Stefanenko, loro poi ti fanno trovare qualcuno. Adesso finalmente partiamo col pacchetto da 15.000, che non ho, che io sono fissato con i crediti. Partiamo col pacchetto da 300 FIFA Points, e quindi pacchetto da 15.000, incredibile. Però attenzione, perché il primo giocatore Pizzi. Lui è conosciutissimo in Portogallo, perché ha portato il famoso pizzo in giro per il mondo, e quindi... Ragazzi, attenzione, perché questo è quello buono, si sa che non c'è due senza tre, che non vuol dire niente, però Kurtic che è un altro buonissimo giocatore, peraltro. Un po' di blu c'è nello stemma dell'Atalanta, ma noi vogliamo un blu diverso, vogliamo un blu inglese. Scommettete che adesso mi fa trovare inglese del Chievo con lo scudetto blu per prendermi per il culo? Sto trovando un sacco di crediti e questo mi preoccupa, perché se trovo i crediti qua vuol dire che nei pacchetti non trovo niente. Però, signori, è arrivato il momento di aprire il primo pacchetto da 30.000. Vabbè, mo ce li proviamo. Come stavo dicendo, vogliamo Gesù If perché è sempre in forma. Oh, ma si è fissato col Tottenham questo però, eh. Abbiamo trovato Kazaki, e quindi attenzione, perché già è del Leicester, già siamo in Inghilterra. Comunque due pacchetti in cui, scarto tutto perché sono Acab, abbiamo trovato giocatori inglesi, cioè inglesi, comunque giocano in Inghilterra. Quindi attenzione ragazzi, perché se tanto mi dà tanto, noi vogliamo i tozzi della BPL, questo pacchetto ci porterà un altro giocatore dell'Inghilterra, giusto? Cioè, del resto il ragionamento era quello. Allora, per l'ultimo pacchetto da 30.000, qui i rimedi devono partecipare tutti insieme. Quindi, ci fideremo del nome della nostra rosa, ci fideremo della nostra tetta, ci fideremo dello... spunto, no, quindi salteremo. E soprattutto, vogliamo Gesù If perché è sempre in forma... Boom! Un altro pacchetto da 15.000. Ho mollato tutto, ho mollato il joystick. Non guardo perché no, basta. Il giocatore giusto ho trovato. Basta, non ne posso più di trovare pippe. Ma com'è possibile? Guarda quanto sei brutto. Six and a half hours later. Dunque ragazzi, siamo tornati. È passata qualche ora, mi sono cambiato. Sono cambiati anche i pacchetti però. Tra l'altro, perché infatti, come vedete, ci sono i pacchetti da 25.000, per le prossime 7 ore saranno 20 pacchetti. Adesso vediamo un po' come gestirceli bene, perché ovviamente sono povero e quindi non è che posso sempre comprare le cose. Però noi, come al solito, cominciamo. Ci vediamo all'animazione. Benassia, che comunque non è male come primo giocatore. Possiamo anche inviarlo al club. Però, forza ragazzi. Adesso ho deciso che la scaramanzia è importantissima. Quindi, perché sono rotti? Ho deciso che la scaramanzia è importantissima. Quindi adesso terrò gli occhiali da sole per il pack opening e vediamo se troviamo qualcuno. Anche perché c'è anche la tetta qua. Quindi muovendo la tetta con gli occhiali,
Gesù è sempre in forma, magari no, la prossima volta è meglio. Subasic, era proprio importante trovarlo, eh. Andiamo un pacchetto a 7500, così FIFA pensa che siamo poveri e ci fa trovare la merda, perché poi ci mette i giocatori forti in quelli. Adesso voi mi spiegate perché ho trovato Mata in un pacchetto da 7500 e ho trovato Capel in un pacchetto da 25.000. No, adesso voi me lo spiegate. Vaffanculo al pacchetto contratto. Che ci faccio col pacchetto contratto? Signore e signori, stiamo per aprire il pacchetto più utile di FIFA 16, perché è un pacchetto contratti misti. Quindi potrete trovare tantissimi contratti dalle vastità dei colori. Fantasia, ce ne fosse un orario. Giustamente, noi siamo anche deficienti che abbiamo buttato 25.000 crediti un attimo fa. Con questo pacchetto ci dovrà essere lui. Magari non proprio lui, cioè può essere un altro giocatore. Che di qua sembra esserci. Forse questo lo saltiamo. 3, 2, 1. Boom! Sì, Riku. Benassi a doppione, ragazzi, attenzione. Benassi a doppione, e qui le cose vanno migliorando. Quindi, se trovi Sirico e Benassi a doppione nello stesso pacchetto, è proprio perché tu, tornando ad aprire un pacchetto da 25.000, potrai, in compagnia degli occhiali da sole, trovare un giocatore magari colorato. Perché esistono le carte colorate, quindi questo. No! 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 Salutiamo in live Snake92 che mi ha chiesto sotto al video di carriera di salutarlo, così. Andiamo col prossimo pacchetto da 25.000, dai che stiamo migliorando però, stiamo migliorando e quindi insistiamo con gli occhiali e con la tetta, tutto insieme, no, perché tutto insieme poi è troppo, vedete? Già perché ho toccato la tetta, lui mi ha detto no, vabbè, ti faccio Eremenko. Però per il prossimo pacchetto, attenzione, io resterei propenso a trovare buoni giocatori con gli occhiali. Tosse di merda. Signori, non so quale pacchetto sia. Il nome club salta e non lo saltiamo. Allora mi prendi per il culo come Eremenko. Cioè, ho trovato un pacchetto qua. Bene ragazzi, per questo video siamo giunti al termine. Io mi rimetto gli occhiali da sole perché fa scena. Guardate come sono scenico con questi occhiali. Purtroppo non abbiamo trovato nessuno. Io sinceramente ero molto più ottimista dopo l'anno scorso. Però è anche vero che quest'anno trovare i tozzi è più complicato rispetto allo scorso anno. Per me, non per gli altri. Però, comunque, noi facciamo finta di niente, ci rivediamo con i prossimi tots, se volete, se questo video va bene, se me lo fate sapere nei commenti, in compagnia di Pastarella che è sculato e quindi abbiamo Gesuif. E ovviamente, non so, quali saranno, penso Bundesliga settimana prossima, comunque, poi vedremo. Spero che questo video, appunto, vi sia piaciuto, perché penso che comunque sia venuto abbastanza divertente, in caso lasciatemi un bel like. Se non lo siete già, vi invito ad iscrivervi al canale, passate in descrizione per tutti i link e social, per esempio Facebook, Instagram e Telegram, noi ci becchiamo con i prossimi video. Bella, raga! Just you and me.